Non c'è dubbio che il Pineto stia facendo un grande campionato. Secondo posto, certo c'è questa ultima sconfitta prima della sosta che poteva essere evitata, però insomma ci sta nello sport. No? Sì, sicuramente le sconfitte servono, è meglio se non ci sono, però quando ci sono bisogna darne sicuramente insegnamento. Ne abbiamo subite solo due in trasferta a casa di squadre molto competitive, quindi ci siamo sempre fatti trovare pronti, tranne in quelle due occasioni in cui effettivamente abbiamo avuto anche dei problemi fisici durante la settimana. Quindi, però ricordo che Bari è la squadra che ha vinto a Fano, Foligno sta giocando con grande entusiasmo in un palazzetto molto scomodo, quindi non è a giustificazione del fatto, però sicuramente in un percorso queste cose vanno valutate. Una domanda anche sul settore giovanile, sul mini volley: qui c'è davvero una grande tradizione e c'è una grande organizzazione? Sì, sicuramente alla base sì, siamo molto contenti di aver riportato l'entusiasmo a Pineto, che è una piazza molto importante dove il volley si respira in ogni strada, quindi i successi della prima squadra sono sicuramente un ottimo viatico per tutto quello che c'è sotto, e grazie al lavoro intenso fatto dai nostri ragazzi e dalla società i risultati si stanno vedendo. Soprattutto c'è grande partecipazione, abbiamo visto. Sì, c'è tantissima partecipazione, il pubblico risponde bene, è sempre pieno di bambini durante la partita, quindi questo sicuramente è quello che ci fa guardare il futuro con più orgoglio. A questo punto bisogna fare solo una cosa: vincere il campionato. Sì, bisognerà vincere il campionato, vincere sulla carta e a parole non è mai semplice, bisogna farlo nel campo affrontando sempre tantissime difficoltà, partita per partita, settimana per settimana. Le premesse ci sono, il nostro obiettivo è quello di entrare nei playoff, lo stiamo facendo bene e poi vedremo quello che accadrà.